Ciao Silvia, ciao. Buongiorno, bentrovata, è sempre un piacere essere qui. Ti faccio alcune domande su chi è Eston Italiana e sulla collaborazione che ci vede coinvolti nel portare avanti i progetti di comunicazione certo. per Eston. Innanzitutto ti faccio una domanda, com'è nata Eston Italiana? Com'è cambiata e si è evoluta la sua storia come leader nel mondo delle superfici, dell'interior design e dell'architettura? Parlaci un po' della tua azienda. Eston Italiana è nata nel 1979, quindi tanti anni fa, e, anzi diciamo è stata un po' la pioniera, se vogliamo definire, nel mondo delle superfici come le intendiamo noi, le superfici composite, prima il marmo, adesso il quarzo ricomposto e poi anche la nuova materia di cui magari parleremo più tardi. È nata nel 79 come prima azienda fondata da mio padre, di cui sono ovviamente molto orgogliosa, e la stiamo portando avanti un po' in famiglia, no? Questa avventura appunto che è cominciata ormai 43 anni fa, è cominciata con una visione ovviamente diversa perché i tempi erano altri, e questo tipo di impianto era nato per imitare qualcosa di più prezioso, cioè doveva essere un'azienda che facesse un materiale industriale composito che imitasse il granito. Però insomma, diciamo, la nostra identità si è evoluta subito dopo, perché abbiamo cercato di fare subito qualcosa di diverso che avesse un'identità propria, ed è un po' l'evoluzione e il DNA che ci portiamo dentro da allora, quello di essere continuamente diversi e innovativi. Quindi non è più stata un'imitazione, che peraltro appunto il periodo di imitazione è durato pochi anni, ma poi abbiamo cominciato a pensare di fare delle composizioni diverse, dei prodotti diversi, a dare al mondo dell'architettura e del design un'opportunità con nuovi materiali che prima non esistevano sul mercato. In tema di innovazione e di innovazione di prodotto, di attenzione per le nuove tecnologie, sicuramente Sinestesia e Eston Italiana hanno diversi punti in comune, così come credo che ci accomuni molto anche un tema caro a entrambe le nostre aziende, che è quello della sostenibilità. In questo senso, in che cosa credi che ci sia un valore aggiunto ulteriore che rafforza la nostra collaborazione e il lavoro che stiamo portando avanti insieme? Allora, senza dubbio ci siamo trovati in sintonia già dal primo incontro, no? Quando ci siamo un po' conosciuti abbiamo cominciato a esplorare i mondi delle due realtà, un po' proprio come dici te, abbiamo molti punti in comune. Sicuramente l'innovazione, la ricerca e soprattutto la visione un po' verso un futuro più sostenibile, diciamo che penso che sia il punto, diciamo, di incontro principale. Eston Italiana peraltro sta lanciando, e lo lanceremo insieme a Sinestesia, che ci dà appunto un grande supporto, questo nuovo materiale, che è un materiale sostenibile, si chiama Cosmolite, che non esiste sul mercato come allora nel 79 non esisteva il marmo ricomposto. E oggi siamo qui appunto per annunciare la nascita di un nuovo prodotto. Non esiste ancora, perché siamo i primi al mondo a farlo, e sicuramente la filosofia di Sinestesia, simile alla nostra, in quest'ottica ci può aiutare moltissimo, perché sa il valore che può avere un prodotto di questo tipo e lo sa comunicare nel migliore dei modi. Quindi sicuramente finora sono stati raggiunti degli obiettivi molto interessanti, molto importanti per Eston, che ci rendono orgogliosi come Sinestesia, e tanti altri, come hai appena detto, ci aspettano davanti. Adesso fra tutti il lancio di Cosmolite. E in termini appunto di collaborazione, quali sono i risultati nella tua opinione che danno maggiore valore a questa collaborazione, e che cosa ti aspetti che porti questa collaborazione nei prossimi anni? Allora, sinceramente, visto che sono io un po' in prima persona che mi occupo, che mi occupavo prima un po' più da sola di comunicazione, ho trovato in Sinestesia il partner ideale. Per me è come se avessi un aiuto interno, no? Non è un fornitore. Mm-hmm. Riesco a confrontarmi, riusciamo a trovare delle soluzioni. Riuscite a darmi delle idee, perché tante volte ho avuto degli spunti importanti anche da voi, per cui è come lavorare in famiglia completamente, è uno scambio di idee, uno scambio di opinioni. Quindi siamo partiti da una cosa importante, che era un po' il riposizionamento del marchio, quindi si è portato un po' una ventata di ossigeno anche nel nuovo design, nella nuova grafica, e diciamo quella era la basilare, ma non scontata, per cui c'è stato un lavoro fatto molto preciso, perché poi il mio timore inizialmente, come sempre succede quando devi fare dei cambiamenti, è capire cosa lascio
a favore di cosa e cosa trovo. Quindi sono state interpretate perfettamente le mie esigenze, aziendali ovviamente. E da lì poi siamo partiti, quindi ci sarà l'avventura del nuovo sito, i social. Io trovo che sia proprio un lavoro che facciamo a quattro mani, se possiamo dire così, e che portiamo avanti in maniera perfetta, mi viene da dire. Quindi mi aspetto molto. Quindi il lato positivo sono i complimenti, ma devo dire che poi da sinestesia, comunque da nostra parte, mi aspetto anche, certo, di avere grandissimi risultati, più di quelli che abbiamo già avuto. Alziamo sempre di più l'asticella. Certo. Siamo pronti?